Oh, allora, c'è un bacio. Da questa parte ci sarà la foto come quella con Biccicchè. Le primarie sono naturalmente un confronto. Il PD fa, le primarie fanno parte della carta d'identità del Partito Democratico. Ci misureremo alle primarie con proposte diverse, con facce diverse. Io mi auguro che Palermo scelga come questa giornata, che non è di pioggia, però c'è un'aria fresca. E finalmente un po' di aria fresca a Palermo. Ecco, un po' di aria fresca può fare bene soltanto a questa città. E mi auguro che le primarie scelgano l'aria fresca. Dopodiché, finite le primarie, ci saranno le secondarie. Lì il PD sarà un solo uomo assieme a tutti gli altri per battere la destra e avere un nuovo sindaco degno di questo nome. Se c'è una cosa che è un rammarico che io ho e che non smetto di avere, è questa decisione sbagliata di una parte del centro-sinistra che ha messo attorno a sé un filo spinato, pensando di rinchiudersi in un recinto stretto e pensando che da soli ce la possiamo fare. Io combatto questa idea dell'autosufficienza, la ritengo sbagliata culturalmente e politicamente, e mi auguro che, come dire, il tempo dimostrerà non solo che ho ragione, ma il tempo servirà a far cambiare opinione anche a quanti in queste ore si professano duri e puri, ma sbagliano perché rischiano di rifare loro, aiutare loro a rifare il centrodestra a Palermo. Noi abbiamo il dovere di vincere le elezioni dopo il disastro degli anni di Cammarata, di Miccichè, degli uomini di Alfano, degli uomini di Cuffaro, che hanno distrutto per davvero Palermo. Ma per dare una nuova classe dirigente dobbiamo offrire alla città, tranquillizzare anche quella parte di Palermo che aveva votato la volta scorsa per il centrodestra. Quindi un appello va rivolto ai moderati, agli elettori moderati, perché possano fidarsi di noi a cambiare Palermo. Costa, vista la sua provenienza, ci può far fare una bella corsetta, diciamo. È un uomo dello sport, diciamo, rende più la gara la rende più frizzante, ma non mi pare che, come dire, possa essere un candidato che entra nel nostro mondo, né penso che i palermitani dopo Cammarata vogliono affidarsi soltanto a una corsa. Oggi presentiamo la candidatura di Ferrandelli, le questioni che riguardano la vita interna del PD saranno discusse e presentate quando sarà deciso alla stampa e quando sarà pronta la decisione da presentare. Orlando ha introdotto una specie di reato preventivo che non esiste ancora, ma lui l'ha introdotto a proposito delle primarie di Palermo, dove ancor prima di essere materialmente avviata la campagna per le primarie lui ha parlato di inquinamento. Oggi ha annunciato che se per caso lui annusasse nell'aria l'inquinamento scende come dire il novello vendicatore e si candiderà a sindaco di Palermo. Io devo dire che Orlando lo conosco da troppi anni e troppo spesso Orlando, diciamo, per far parlare di sé usa, diciamo, categorie delle provocazioni. Io lascio Orlando alle sue provocazioni. Ma la mia è una candidatura che cerca di aggregare più pezzi e più mondi, non soltanto la società civile, vuole parlare anche con i partiti perché considera che all'interno dei partiti ci sono delle storie importanti e che i partiti sono il fondamento della democrazia, per cui che pezzi importanti di storia di questa città e di partiti del centro-sinistra si possono riconoscere nella candidatura del polo civico mi sembra un atto di forza da vivere come una ricchezza e come un'opportunità in più per poter vincere questa elezione. In realtà, alla palude delle discussioni interne alle segreterie dei partiti, noi abbiamo anteposto i progetti per Palermo. Oggi li ribadiremo, forti dell'impegno diretto anche di altri componenti del centro-sinistra. 30 secondi, così accompagniamo gli sposi. Un matrimonio.